Dopo essermi addentrata nel macabro mondo delle mukbang, oh mio Dio che schifo, ed esplorato ogni meandro del social network italiano dei boomer, io mi ammazzo, c'era ancora una cosa che nessuno aveva mai affrontato su YouTube Italia: il fandom tossico e degenerato. Sono estremamente cringe. Odio verso i furri, verso la community di furri. Vedete, quando ho cercato di approfondire il mondo dei furri, mi aspettavo di trovare le cose che conosciamo tutti: tizi con singolari costumi pelosi e magari qualche cosa un po' strana che valeva la pena di menzionare. Quello che ho visto, sentito e trovato, tuttavia, mi ha fatto pensare una cosa sola. Mi sbagliavo. Il termine furry, nel suo significato più basilare, racchiude le persone che hanno una passione, una predilezione per gli animali con sembianze umane. Fin qui tutto chiaro, ma cos'è che fa pensare ad un furry che Tony, la tigre dei Kellogg's, sia dummy thick? La dura verità che ho scoperto da subito è che quello che conosciamo sui furry è solo la punta dell'iceberg di una fandom talmente variegata, piena di categorie, sottocategorie e gruppi, che in confronto la lore di Dark Souls è paragonabile al pancino brontolino di Winnie the Pooh. E immerso in questo mondo c'è qualcosa che ha portato questa fandom ad essere uno dei gruppi più odiati nella storia di internet. E io dovevo scoprire cosa. Facendo questi video di solito pongo il meme come prima cosa, ma questa volta sono andata oltre. Ho fatto ore su ore di ricerche, visto documentari e anche fatto qualcosa che non avrei mai pensato di fare prima. Perciò iscrivetevi al canale e preparatevi, perché stiamo per esplorare il lato oscuro del furry fandom. Per comprendere appieno questo mondo, sapevo di dover partire dalla sua storia. Nel principio, l'universo fu creato. Questo fece arrabbiare molte persone e venne fortemente considerata come una mossa sbagliata. No, non così indietro. 1980. Si dice che il primo accenno di idea furry vera e propria sia nata in quest'anno, dalla mente del signor Steve Gallacci, un disegnatore di fumetti che diede vita a quello che può essere considerato il primo fumetto furry. Quest'opera è vista come la genesi, l'inizio di tutto, perché grazie a questa nacquero discussioni e confronti tra i fan di animali antropomorfi, che non persero tempo a riunirsi in fiere di fantascienza fino a raggiungere un numero abbastanza grande da poter organizzare, grazie alle magie di un certo personaggio di nome Mago Merlino, la primissima convention furry. Al tempo non c'era internet, quindi cos'è che aveva attirato tutte queste persone a riunirsi? Beh, fino a quel momento gli animali antropomorfizzati erano visti solo in contenuti per bambini e molti furry continuano a perseguire quell'idea di family friendly. Ma al tempo, grazie alle diffusioni di numerose riviste amatoriali in cui venivano raffigurati in situazioni adulte, sì, anche quel tipo di situazioni, l'interesse era notevolmente cresciuto. Ma ci ritorneremo tra pochissimo. Le mie ricerche, oltre a succhiare via la mia anima e uccidere la bella opinione che mi ero fatto di Kung Fu Panda, mi hanno fatto capire che la nascita di internet e l'avvento delle convention diedero la vita al furry fandom. Persone con la stessa passione che facevano quello che fa una qualsiasi altra fandom: fan art, storie, roleplay e l'equivalente del cosplay furry, il fursuiting, ovvero l'indossare tute giganti e pelose che oramai chiunque riconosce su internet, certificata causa di nascita di quella figura che continua a guardarmi mentre dormo. Questi costumi possono variare dall'essere semplici e cartoneschi fino ad arrivare a riproduzioni iperrealistiche e super dettagliate. Per non parlare del fatto che costano molto più di quanto il mio baby brain da sedia riesca a processare, da $500 fino a quella più costosa mai venduta di $23.500. Sono tipo quanto? 230.000 goleador. La tuta di un furry tuttavia non è solo uno scafandro dove nascondersi dall'insignia significante opinione del resto di internet, ma è la rappresentazione di un qualcosa a cui i furri tengono molto: la loro fursona, una personalità, o per alcuni più di una, che interpretano attraverso il costume. E questa è una cosa carina, anch'io vorrei potermi tanto vestire da Danny DeVito. Ma vi starete chiedendo: Sedia, perché stai facendo vedere l'immagine di una scimmia che rotea e perché dovrebbe importarmi di tutte queste cose? Bellissima domanda, fatti i c***i tuoi. Perché per capire tutto ciò che vi sto per raccontare avete bisogno del contesto e la possibilità dopo questo video di rispondere a domande come: ma se volessi potrei avere una fursona granchio? La risposta è sì, e si chiama Crabsona. Finora quello che avevo trovato non rispondeva però alla mia domanda: perché questo gruppo viene odiato da tutta internet? Sentivo di aver grattato solo la superficie e che solo andando a fondo della tana del furry con il costume da bianconiglio avrei trovato quello che cercavo. Ed è solo approfondendo un tema in particolare che ho cominciato a capire da dove tutto è iniziato.
Ai tempi le convention erano organizzate da un gruppo di persone che con gli anni si è ritrovata a gestire uno degli eventi più famosi tra i furri. Ne è un esempio la famigerata Conference. Questo raduno ospitava ogni anno sempre più furri e insieme a questa crescita crebbe anche la reputazione dell'evento, descritto come sfrenato ed estremamente sessualizzato, al di là della sola vendita di pornografia furri, cosa che accadeva normalmente. Tra le varie storie che comprendono atti osceni in luogo pubblico e altre cose per cui il mio creatore vorrebbe disintegrarsi il lobo frontale, ce n'è una in particolare della quale voglio condividere con voi il tormento. La famosa storia dell'ascensore. Questa storia, successa durante una convention, proviene da una lettera aperta indirizzata ad uno degli organizzatori dell'evento e recita: è successo tutto mentre stavo portando degli ospiti nella mia camera d'albergo per parlare di lavoro e, discutendo di alcune questioni nell'ascensore verso la mia stanza, uno dei gentiluomini che era con me si poggiò alla parete dell'ascensore, come fanno molti. Quando si ritrovò, uno dei lati del suo pantalone coperto di fluidi corporei maschili. Buona fortuna a dormire stanotte! Questa storia fece il giro di internet, non considerando però che a queste convention, per via della loro reputazione, partecipavano anche individui che non avevano neanche idea di che cosa fosse un furry. Un altro esempio lampante di come alcune convention abbiano disintegrato la reputazione di tutta la fandom è sicuramente Rainforest. Con questa non voglio dilungarmi, ma ecco alcune delle cose che sono successe a quell'evento. Distruzione dell'hotel dove era ospite la convention. Ospiti che per fumare erba nelle stanze disattivarono i sensori di fumo, un membro dello staff arrestato per molestie sessuali, spaccio, pannolini tirati sulle auto del parcheggio adiacente. E insomma. Ma sarà solo questo il lato scuro? Ci riprenderemo mai da queste storie? Potrò tornare ad essere felice? No, no e assolutamente no, cari miei! Sapete cosa succede quando sta per arrivare questo punto del video? È il momento di parlare di qualcosa che vi farà considerare la lobotomia. Il furry fandom, come vi anticipavo, è un iceberg gigantesco, formato da ogni tipo di categoria e sottocategoria. Nel mio tentare di dare una spiegazione a questo lato estremo, facendo le dovute ricerche, sono arrivato a pensare. La comunità pelosa vanta un estremo apertura verso ogni genere di furri. L'accettazione è praticamente il biglietto d'entrata e se da un lato è una cosa molto positiva, dall'altro dà la possibilità alle mele marce di infangare il nome della community facendosi portatrici del suo nome. Questo si riflette in alcuni sottogruppi di cui vi devo assolutamente parlare. Quindi sedetevi e mettetevi comodi, signore e signori, perché è il momento, questo, di conoscere le peggiori categorie di furri. Ed eccole qua! Partiamo con i Therian, molto interessanti. Un gruppo che crede di essere un animale reincarnato in un essere umano. Si riferisce a se stesso come animale e indovinate un po', odia la sua natura umana. Una vera e propria setta religiosa. La prossima categoria invece è quella dei Brony, i fan ossessionati da My Little Pony. Non è proprio una categoria furry al 100%, ma è sicuramente qualcosa da approfondire in un video dedicato. L'unica cosa che vorrei dire ora e che sicuramente queste persone non sanno è che 18 anni è l'età del consenso. Ma proprio parlando di questo, passiamo al prossimo. I baby fur, i furri appassionati di animali antropomorfi dall'aspetto infantile. Sempre bello sentire di queste categorie, soprattutto quando viene prodotto materiale per adulti con protagonisti simili a bambini animali. Ah, la specie umana. E per finire questa incredibile lista non potevano mancare loro, gli strabilianti Nazi Furs. Eh sì, avete capito bene, i furri molto interessati alla storia nazista tedesca e al Terzo Reich. Talmente interessati da adottarne la filosofia e creare gruppi di odio antisemiti. Oh, cosa? Aspettate, abbiamo un ospite speciale, un'ultima categoria da mostrare. Dove li mettiamo quelli così appassionati di animali, così estremamente innamorati di queste creature, da addirittura... Dio. Sì. Non potevano mancare. È incredibile. Non ci posso credere, cioè ora capisco perché. Capisco perché questo gruppo sia così odiato su internet. Che cosa? ma si può sapere invece che cos'è davvero il furry fandom? Ad essere furry ci si sente appunto in questa libertà di poter sperimentare con se stessi. Essere furry ci si sente nella possibilità di scoprire altre persone, se stessi, di scoprire nuove cose. Io ho sfruttato questo mio alter ego in modo positivo, trasformando
il mio fursona, cioè il mio personaggio, in quello che io volevo diventare, quindi una persona gioiosa, una persona che è felice e non ha problemi. Ho trovato un senso di fratellanza che non ho trovato da nessun'altra parte. Soprattutto questa grandissima apertura mentale e il fatto di non sentirmi escluso e giudicato da tutti quanti mi ha fatto dire: questo è un posto dove io mi sento al sicuro. Non avere paura di esprimersi. Io non riesco a capire, tipo, le guerre antifurri. All'inizio si ironizzava su sta cosa, poi dopo è scaturito in vero e proprio odio. Vadano a vedere solo la parte marcia sessualizzata e vadano a pensare solo al peggio. E a quel punto ho capito. Quello che ho visto, sentito e trovato, tuttavia, mi ha fatto pensare una cosa sola. Mi sbagliavo. Mi sbagliavo perché tutta questa faccenda, tutto questo rumore lo fa solo una piccolissima parte dell'intera community e dalla quale la vera fandom si dissocia. Una serie di eventi tremendi causati da pochi individui che però riescono a screditare tutti gli altri. Ma i furri non sono queste storie disgustose che avete sentito in questo video. Sono semplicemente persone che condividono una passione e che si supportano a vicenda anche senza indossare un costume. E potreste reputarla strana, anche io lo faccio, ma strano o inusuale? Quale da quando è sinonimo di male? Del resto, ve lo sta dicendo una sedia a due gambe.